Ciao a tutti, questo è un video che chiamerò il cambio di stagione dei rossetti. Esatto, perché io faccio il cambio di stagione anche dei rossetti. In quanto, diciamo che sapete se vedete i miei video, che ne ho diversi. I rossetti sono una delle mie grandi passioni, make-uppose. Forse dopo gli smalti o in concomitanza degli, cioè allo stesso livello, vabbè, insomma, avete capito. E che succede? Che ovviamente ci sono dei colori che prettamente sono estivi, quindi avete visto che quest'anno mi sono data tutti fucsia, fluo, corallo, fluo, tutto fluo, tutto tempestato di fluo. E ho questo simpatico, come si chiama? Come lo chiamate voi italiani? Questo simpatico raccoglitore, contenitore per rossetti che ne contiene ben 24 ed è quello che tengo su una mensola vicino a dove mi trucco e dove all'interno vado a posizionare i 24 rossetti. Sì, lo so, sì, c'avete ragione, ho già sentito, ho già capito che utilizzo diciamo abitualmente. Ripeto, io molto spesso magari trucco molto poco tutto il viso e trucco solo le labbra e quindi insomma ho una discreta varietà di rossetti tra cui andare ad attingere un po' qua, un po' là con l'umore della giornata. Quindi dal mio pozzo, il mio pozzo di San Patrizio dei rossetti, adesso vi faccio vedere i 24 che ho tirato fuori e che metterò in questo contenitore sulla mensolina che vi dicevo prima, che è laggiù in fondo, insomma lì. E vi faccio vedere i rossetti, alcuni già li conoscete, alcuni non c'è niente di nuovo. Io non ho fatto acquisti, non ho comprato rossetti delle nuove collezioni, non sono andata a vedere le nuove collezioni. Ho semplicemente ritirato fuori quello che più mi aggrada e quello che so che principalmente andrò a ricercare. Allora, cominciamo da uno dei miei rossetti preferiti, questo ce l'ho da Dos Anos ed è il numero 60 Antigone, che non so se mai riuscirete a vedere, comunque è questo il 60 Antigone, è della Chanel ed è un, come si chiamano loro? Si chiamano i Rouge Coco Shine ed è questo colore qui. L'avete sicuramente già visto perché, a parte che questo è veramente consumatissimo, perché lo uso proprio molto, ed è questo colore. Non so se riuscirò a swatcharli tutti per il semplice fatto che non so se avrò abbastanza spazio sulle mani per 24 rossetti. Comunque, questo l'effetto è un effetto sheer, ha una buona comunque pigmentazione sulle labbra. Mi piace perché è un rosso, ma è un rosso portabilissimo in qualunque storia, fatto, situazione, ora della giornata, quello che volete. Ed è un rossetto sheer che quando va ad asciugarsi lascia comunque le labbra pigmentate. E mi piace tanto perché quel pigmentato carino che insomma dà quel poco di colore che serve a ravvivare un po' tutto l'ambaradan e mi piace tanto. E quindi questo è il primo. Il secondo, io manco mi ci soffermo, è l'813 di Kiko, di questa linea qui che non mi ricordo mai come si chiama. Ve l'ho fatto vedere addirittura, niente poco di meno che anche in una specie di tutorial make-up che ho fatto. È bellissimo, mi piace un sacco. Penso di averlo fatto vedere anche nei Mosplay. Credo. Comunque questo qua, stessa storia, unica cosa, questo quando va via non lascia granché le labbra pigmentate, però ha una discreta durata e costa molto poco. Poi una tinta di Yves Saint Laurent ed è questa qui ed è la numero 7. Questo salmonato, questo colore qui, io ne ho due, ne metterò solo una a portata di mano, che è questa, perché questa spesso la vado a ricercare nella stagione invernale ed è questo colore qua. Bellissima anche questa. Devo dire che questa rispetto all'altra che ho, che vi faccio vedere, perché qua davanti ho il cassetto praticamente, che è questa della numero 16, ha una durata leggermente inferiore rispetto a questa. Penso che poi a seconda del colore, insomma, forse i colori più chiari, non lo so, ma mi piace moltissimo. Mi piace tanto la resa, mi piace proprio come mi sta al viso, illumina, non è troppo invasivo come colore, però mi piace molto proprio come colorazione, anche con vari tipi di look, molto carino. Poi, questo è un rossetto della Revlon ed è un Revlon Color Boost.
il colore è lo 030 fucsia, questo qua, questa serie qui. Non so se riesco a farveli vedere, vediamo. 030 fucsia. Bellissimo, è l'unico fucsia un po' più acceso che tengo perché è quello tra virgolette un po' meno fluo, però siccome è un colore che mi piace molto mettere comunque a prescindere dalla stagione, quindi tra tutti a portata di mano ho tenuto questo, che è quello in effetti che ho messo di meno in estate, perché ho messo un po' più quelli sparaflesciati, quello di La Masca o il fucsia flash, insomma questi qua, ed è questo. Ottima pigmentazione, buona la stesura, cremoso, mi piacciono molto questi rossetti, cioè mi piace molto questo rossetto perché è l'unico che ho di questa linea della Revlon. Poi della Revlon ho sia qualcosa della linea matte che di altre linee, insomma, che ha fatto. Questo l'avete visto da poco, anche qui non mi ci soffermo, è quello della Minai, è il numero 9 ed è, ogni volta che lo devo aprire, c'ho un attimo di questo colore qua. Bellissimo, anche questo mi piace tantissimo, mi piace la resa, è uno sheer che colora comunque benissimo le labbra, forse è più pigmentato sulle labbra che non sulla mano, devo dire, e l'avete visto anche indossato, è questo qua, e mi piace moltissimo che anche quando va via l'effetto sheer, quindi la lucidità che ha così superficiale, lascia le labbra belle pigmentate, è un colore bellissimo. Poi ci sono tre rossetti di MAC. E un cream sheen che è Party Line, che anche questo l'avete visto da poco in un video, ed è questo bellissimo rosso, un po' con questo sottotono borgogna vinaccia, bello bello, ovviamente è sempre qua il primo della fila, bellissimo. E questo è Party Line. Poi c'è il Craving, e anche qui non mi ci soffermo, direi, ve l'ho fatta a piperini anche con il Craving, e questo lo adoro, primo rossetto di MAC che io abbia comprato. Come vi dicevo l'altra volta, ne ho 5 penso, però due li ho comprati e tre sono regali vari, insomma di compleanno, cose varie, ed è questo qua, il Craving. E poi, ultimo ma non ultimo, è lo Snob, che è un satin, e anche questo è famosissimo, ed è questo qua, anche questo è bellissimo, aspettate se non faccio un macello, eccolo qui, ed è, si vede, questo qui, bellissimi. Poi di Chanel, anche qui non mi ci soffermo, numero 34, la Raffinée dei Rouge Allure Velvet, sono quelli con il packaging fighérrimo, ed è questo colore qua, me l'avete visto indossato nei video, dove vi pare, cioè con questo anche penso che le abbiamo dette tutte, eccolo qua, bellissimo, questo rossetto è veramente bellissimo. Poi un rossetto di un'edizione limitata di Pupa della collezione dell'autunno scorso, questa collezione di cui ovviamente non ricordo il nome, Geisha qualcosa, non mi ricordo. Adesso si trova in outlet e questi rossetti, tutta la linea io l'ho vista scontata, non ricordo precisamente ora i prezzi, comunque se andate in outlet si trova, nei negozi ovviamente non si trova più. Questo era il numero 303, di questa linea c'erano 4 rossetti, secondo me questo era il colore quello più interessante, perché poi c'era un nude molto chiaro, deve anche, oltre che piacere, stare anche bene perché fa un po' l'effetto mortaccino, poi c'era un classico rosso e un classico mi sembra sul ciliegioso o giù di lì. Adesso ve lo faccio vedere. Anche questo lo metto, devo dire, veramente spesso perché mi piace un sacco. Fa parte della linea Volume di Pupa, che è una delle linee più belle che Pupa produce, a prescindere dalle edizioni limitate, ed è questo colore qua. Bellissimo, anche questo. Poi è bello anche il colore di questi rossetti, mi piace tanto. Ci sono i due, anche di questi vi ho già parlato, Rouge Prodige, il 134 Orchid, ed è questo, l'avete visto sempre da poco, da qualche parte, ed è questo qui. Questi rossetti, già, è questo, già ho detto che li adoro, 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 adoro questi rossetti. E poi l'altro che mi piace un sacchissimo è il 111 Raspberry Sorbet, ed è questo colore qua, questo
questo. E dove lo mettiamo? Mettiamolo qua. Questo. Belli, lucidi, cremosi, durano parecchio, bellissimi. Questi rossetti dovrebbero essere usciti di produzione, però si trova ancora qualcosa negli stand, nei negozi. Peccato perché meritano. Un altro rossetto, Shdang, che avete già visto in 9 gilioni di video, è il Color Rich 375 Deep Raspberry si chiama, ed è questo è quello dell'edizione limitata di Vogue con la L'Oreal, ma lo trovate comunque nella collezione permanente della L'Oreal ed è questo bellissimo color fragola che mi piace un sacco, anche questo me l'avete visto spesso sia indossato sia nei video dei prodotti più usati perché è questo fragoloso qua al centro. Spero che i colori rendano perché io a vedere qui sono un po' accecata dalle luci, non vedo tanto. Poi, allora, abbiamo superato la metà. Attenzione, ci sono gli unici due rossetti di Yves Saint Laurent che ho e sono uno, un Rouge Volupté, sono tutte e due della serie Perle e questo, boh, qual è? Come ti chiami? Il 103? Boh, questo l'ho usato tantissimo. Si vede che mi piacciono questi rossetti. Bello. Ed è questo rosa qui al centro. È bellissimo. Questi rossetti hanno una finitura meravigliosa. I Pearl mi piacciono da morire, molto più dell'altra linea, quella un po' più sheer, insomma, anche lì bisogna seccare bene il colore. Questi hanno una texture cremosa, sono seta sulle labbra, danno proprio l'effetto come se aveste un panno di seta sulle labbra, cioè hanno una finitura che bah, bella, bella, bella. Quest'altro, sempre della linea Pearl, è il 109, che era di un'edizione limitata, ma ho scoperto che era perlomeno entrato nella permanente, si trovava. Adesso ho spiaccicato rossetto in ogni dove, benissimo, ed è questo qui. Bellissimo anche questo, benissimo. Io avrei finito la mano. Ed è questo qua al centro. Yeah. Adesso andremo di sopra perché non so più dove mettere. Benissimo. Quello che indosso, uno dei miei rossetti preferiti, bellissimo, è di Clinique ed è il Black Honey che io ho comprato su eBay perché non si trova abitualmente, insomma, negli stand qui in Europa della Clinique. È uscito solo un discreto numero di mesi fa, forse più di un anno fa, con un'edizione limitata, ma è evaporato. Io non ho fatto in tempo a prenderlo e questo rossetto mi piace da impazzire. Ho trovato queste qui che erano delle mini size che vendevano in Inghilterra e tramite un venditore che mi ha fatto scoprire Ornella, tramite l'altra mia amica Federica, sono riuscita a prenderlo e io lo adoro. Visto così non dice nulla, infatti c'è lo swatch, ma che be swatch, non si vede niente. È questo qui sulle labbra dà questo effetto. È bellissimo. Io l'adoro, mi piace un sacco. In pratica è di quei rossetti che quando lo mettete, vedete, sembra scurissimo, ma in realtà è molto chiaro, prende pigmentazione con le vostre labbra e arriva ad un colore veramente intenso. Setosissimo, cremosissimo, tuttoissimo, mi piace tanto. Poi un rossetto che ho preso l'anno scorso, sono questa linea qui, 14 ore, 14 ore? 14, sì, della Maybelline che erano usciti appunto l'anno scorso. E questo è il numero 260 Always Plum. Ha una tenuta di quelle non estreme, di più. Questo rossetto è qualcosa di allucinante, cioè potete mangiare, bere, fare quello che volete. A me non va via neanche con le cannonate, è questo qua. È un colore bellissimo. Poi un rossetto, anche questa era un'edizione limitata, della Dior, di una collezione di Natale di 2 anni fa. Cioè Natale di quest'anno sono 3 anni che ce l'ho. È il 961 Nocturne. Adoro questo rossetto perché è un rosso con all'interno delle venature oro e sulle labbra, non so più dove metterlo, mettiamo qua. È bello per dire bello.
dà una luce, una luminosità diversa da tutti gli altri rossi che ho. Di questa linea è l'unico rossetto di Dior che ho, ma mi piace tantissimo. Hanno una resa e i rossetti di Dior sono veramente belli. Poi, questa era un'altra edizione limitata, che però mi sembra che sia comunque in permanente, un Jolie Rouge Brilliant, numero 14 Grape della Claren, questa linea qua. È questo. Non so se si legga, comunque questo è consumatissimo, come potrete vedere, perché lo adoro. Questo però mi sembra che si trovi ancora, mi sembra di averlo visto. Non so più dove mettere gli smalti. Andiamo sopra. Andiamo sopra, anche se rendono decisamente meno. Ora l'ho messo qua e come ve lo fa vedere? Questo ha dei riflessi bellissimi questo smalto. Bene, l'ho messo bene in una posizione di quelle veramente comode. Complimenti, Simona. Mi faccio i complimenti da sola. Questo qua. Vedete che luce che prende? Perché ha questi micro, micro, micro glitter all'interno e sulle labbra danno questo effetto bagnato senza dare alcun fastidio, però non sentite grattugie di glitterini sulle labbra. Poi della Color Rich, sempre della L'Oreal. È il numero 300 ed è il Velvet Robe. Questo. Adoro questo rossetto, ha un colore fenomenale. Allora, mi pare di averlo preso in una, questo ovviamente, edizione limitata. Però ogni volta che lo dico, tanto qua si trovano normalmente, quindi io non lo dico, però mi pare di averlo preso. Non so se era buona natalizia dello scorso anno, non me lo ricordo, ma va. Poi questo è il 378 Velvet Rose, questo qui, sempre color rich, anche questo usatissimo perché è uno dei nude rosati che mi piace di più tra tutti quelli che ho, ed è questo. Qua si vedono proprio male sul dorso della mano, guardate che differenza, però purtroppo non c'è più spazio, quindi ci dobbiamo accontentare. E poi siamo arrivati agli ultimi tre, ce la possiamo fare. Ci sono due Kate Moss, uno della serie matte e uno della serie, diciamo, normale. Il numero 17 e il numero 104, tutte e due colori naturali. Questo l'avete visto da poco ed è questo rosa qua, sempre in un video molto recente. E poi il 104, che in quel video avevo nominato ma non avevo fatto vedere, ed è sempre un nude, effetto matte, satinato più che matte, ed è questo qua. Bellissimo anche questo. Per finire, un rossetto di Lancôme che non so assolutamente se sia ancora in produzione. Come si chiamavano questi? L'Absolu New, il numero 101, questo qua. E il colore è questo colore naturale leggermente pescato. Anche questo è molto morbido, ha un effetto sheer, quindi non ha una grandissima coprenza, però è questo qui, è molto carino comunque sulle labbra e è molto confortevole. Questo è il mio cambio di stagione. Eccoci qua, fronte retro, fronte retro. E con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!